familiare, che ha creato un rapporto di fidelizzazione con i suoi spettatori, con i suoi amici, appunto, proprio di Ostia. È diventato un family affair, un affare di famiglia. Sto parlando di Aldo Marinelli. Ciao, un applauso. Buonasera. Buonasera. Chiamerei sul palco la geologa Daniela Tagliana. Un applauso, eccola. Ciao Daniela. Allora, ci mettiamo comodi. Allora, oggi è un tema abbastanza spinoso, ma anche sempre molto attuale, perché, come forse avete visto dal programma, il titolo è La protezione delle coste, il rifacimento morbido delle spiagge di Ostia. E quindi la prima domanda è: che cos'è vuol dire morbido? Buonasera a tutti. Allora, io oggi in mezz'ora cercherò di sintetizzare il più possibile un argomento molto complesso, quindi perdonatemi, ho cercato di renderlo fruibile a tutti quanti e quindi mi auguro, ma potete farmi domande e interrompermi quando volete. A proposito, Daniela ha attaccato qui un poster per eventuali anche indicazioni visive. Sì, infatti lo userò tra poco con la mia bacchetta magica. E allora, l'argomento è un argomento interessante per tutti noi, perché effettivamente a Ostia, scusate, vorrei evitare che voli tutto, a Ostia abbiamo appunto la spiaggia di Ostia, che non serve solamente per fare le belle passeggiate invernali o per prendere il sole d'estate, ma è un ambiente dinamico complesso che tra l'altro va analizzato, studiato e va custodito, protetto. E riguardo all'ambiente costiero, volevo soltanto, sempre in grande sintesi, farvi notare che è un ambiente dinamico complesso, ma al quale sono, diciamo, una serie di energie, di situazioni e di agenti atmosferici che imperversano su di esso e in qualche modo lo rendono molto instabile. Quindi quello che stasera, oggi, andremo a vedere è prima di tutto quali sono questi agenti. E in questo caso vi posso dire che quelli che vediamo tutti, che sono sotto gli occhi di tutti, cioè ci sono gli agenti atmosferici, quindi abbiamo i venti dominanti, i venti dominanti, abbiamo le correnti litoranee e abbiamo anche il moto ondoso. E poi, altra cosa molto importante, non da poco, è che c'è un processo in atto sulle spiagge che, come tutti gli ambienti dinamici, sono affetti da erosione, trasporto e sedimentazione. Questi sono tre processi che su un territorio, specialmente un territorio come quello italiano, che dal punto di vista geologico è un territorio molto giovane, hanno un effetto molto aggressivo. Quando parla di giovani parla dell'età dei geologi, loro giovani anche 3-4 milioni di anni. Assolutamente giovani, sì. Sì. Infatti. E di conseguenza tutto questi processi che rientrano in questo nostro ambiente, che potremmo identificare come una scatola, no? Una scatola nella quale però agiscono questi processi che lo rendono molto dinamico. Vi vorrei presentare, facendovi vedere, visto che c'è tanta luce, non posso farvi vedere delle slide con delle fotografie, ho pensato di portarvi, adesso spero di potermi avvicinare al poster e di non andare in risonanza con le casse. Vediamo se riesco. Faccio così, guarda, c'è proprio la bacchetta magica. Fai la prossima, vai. Allora, ecco, volevo presentarvi prima di tutto la spiaggia. Che cos'è la spiaggia? Non è soltanto un ambiente pianeggiante con la sabbia che è limitrofa al mare, ma è un ambiente dove ci sono parecchi elementi. Prima di tutto noi abbiamo una spiaggia naturale, che è quella di Castelfusano, dove possiamo, ricordiamo che c'è una duna, poi c'è un berma chiamato così ordinario, poi c'è una battigia dove noi mettiamo ombrelloni eccetera, la cresta della berma che è sempre esposto, poi c'è la linea di costa, ma finisce qui la spiaggia è anche sommersa, perché
sotto il livello del mare, a 50 centimetri più o meno, c'è anche una barra, la barra sottomarina, che è molto importante. Questi elementi che vi ho descritto sono degli elementi che nell'ambiente naturale, insieme agli agenti esogeni, insieme a quelle l'energia, no? Che vi ho detto all'inizio, che è il vento, le onde e le correnti, hanno un loro equilibrio. L'analisi dell'equilibrio si chiama bilancio sedimentario. Praticamente noi, quindi torniamo al discorso che abbiamo una canna, una stanza, un contenitore. Dentro il contenitore ci sono degli elementi che sono appunto la duna, la barra sottomarina e poi tutta la spiaggia emersa. E poi abbiamo anche all'esterno di questo ambiente ci sono delle forze che sono appunto quelle che ho detto prima. La cosa importante da dire è che sia la duna che la barra sottomarina sono importantissime nel nostro ambiente, perché sono delle riservatori di materiale, cioè di sabbia, okay? Sono dei riservatori naturali, perché la spiaggia non ha sempre lo solito profilo, c'è la spiaggia estiva e c'è la spiaggia invernale. Io mi auguro che il prossimo inverno, quando farete la passeggiata, non cercherete questi elementi, che sono importantissimi. Questi elementi sono dovuti proprio a questi agenti atmosferici che imperversano sulla spiaggia. D'estate e d'inverno le correnti, per esempio litorane, i venti e anche il moto ondoso sono diversi, ce ne siamo resi conto, le mareggiate sono diverse tra l'estate e l'inverno, sono molto più aggressive durante l'inverno. Allora la spiaggia, che in questo momento la soggettiverei un pochino, cosa fa? Si mette da parte la sabbia. E dove la va a nascondere la sabbia? La va a mettere nella sua barra sottomarina, quella che sta a mezzo metro sotto il livello del mare, e se la tiene lì. Quindi noi vedremo che il nostro profilo di spiaggia cambia, perché la battigia diventa molto più inclinata, proprio perché gli manca il materiale, ma il materiale è nascosto. Salire. Bisogna anche considerare che le correnti litorali sono come un nastro trasportatore, quindi non basta avere soltanto le sacche, i serbatoi della nostra, diciamo, del nostro ambiente, che sono appunto la duna e la barra sottomarina. Bisogna anche avere un serbatoio esterno, perché se voi andate all'aeroporto e mettete la valigia sul nastro trasportatore, a un certo punto la valigia va via, si muove, perché il nastro trasportatore, che poi in questo caso per quanto ci riguarda è proprio il fenomeno che dicevo prima dell'erosione, trasporto e sedimentazione, questo nastro trasportatore ci porta via la sabbia che la spiaggia ha messo nella sua barra sottomarina. Però c'è un però, che non c'è solo il serbatoio interno del nostro ambiente, ci sta anche un serbatoio esterno, che di solito sono le sabbie delle altre spiagge, che vengono di solito messe in atto nell'ambiente dai fiumi. Quindi il nostro ambiente si sta ampliando, non è più solo la spiaggia che noi siamo abituati a vedere, ma entrano in gioco altri fattori, come per esempio il fiume. Noi ne abbiamo uno qui molto importante, che è il Tevere. Come vedete, avete studiato, e domani probabilmente avrete qualche informazione in più sul delta del Tevere. Un po' tutti sappiamo che negli ultimi 4.000 anni il delta del Tevere, 4-5.000 anni, è arrivato, no, anzi 2.000, scusate, è arrivato a 4 km dal porto romano, quindi insomma di sedimenti ne ha messi tanti. Però dobbiamo anche riconoscere che abbiamo l'uomo ha agito lungo gli assi dei fiumi, portando via materiale, raccogliendo sabbia per l'edilizia, mettendo delle briglie, mettendo delle dighe, e quindi il deposito, anche se la storia, no, della terra, cioè la geologia, ci insegna che c'è sempre l'erosione, il trasporto e la sedimentazione, però dobbiamo anche dire che se noi iniziamo a frenare, a portare via il sedimento non arriva più. Quindi in questo momento chi vince? In questo momento chi vince? Vince che in questo bilancio sedimentario
in questo che qua sotto c'è uno schemino che racconta un po' la storia di tutti questi agenti. Se voi andate su internet e cercate il bilancio sedimentario, vedrete uno sketch che è qui sotto, nel quale si vede questo contenitore nel quale entrano le sabbie, escono le sabbie, perché le possono essere sia trasportate naturalmente, ma possono anche essere captate, prese dall'uomo queste sabbie, e quindi vanno rimesse, non c'è niente da fare. E come le rimettiamo? Abbiamo negli anni visto, a proposito della spiaggia invernale, è un fenomeno naturale, quindi se uno mette la struttura molto vicina alla linea di battigia è probabile che le mareggiate se la portino via, o perlomeno creino insomma una instabilità, però rimane sempre che è un ambiente naturale, come tutti gli ambienti naturali bisogna conoscerlo, raccogliere le informazioni e poi fare un monitoraggio, cercare insomma di elaborarle in modo tale da trovare il giusto sistema per realizzare questo bilancio, cioè deve essere un bilancio alla fine che o è zero o è attivo, nel senso c'è una crescita della spiaggia. Senti Daniela, mi viene una domanda, queste barre sono uguali, uniformi su tutta la riva o ci sono delle zone in cui ce n'è di più di questo deposito? Allora, le barre è relativo all'ambiente, chiaramente, più l'ambiente è antropizzato e meno barra c'è. Tra l'altro mi ricordo che anni fa avevano anche preso le sabbie della barra, che è una naturale difesa della spiaggia, l'avevano messa sulla spiaggia. Cosa è successo? Che la mareggiata successiva gli ha portato via pure la strada, perché tutti questi fenomeni, tutti questi elementi naturali sono in simbiosi tra loro, cioè reggono questo equilibrio, questo bilancio. Più noi entriamo e mettiamo dei vincoli, irrigidiamo la costa o irrigidiamo i fiumi, e più questo equilibrio va a perdersi, e di conseguenza si creano poi queste difficoltà degli operatori, dei cittadini e delle amministrazioni in generale. Però effettivamente noi siamo alla ricerca sempre di sabbia, non soltanto di irrigidire, perché la storia di fare delle opere di difesa rigide è passata quel tempo, perché non è funzionale. Le opere si dividono, no? La rete giornale le conosciamo tutte, perché sul territorio di Roma è stato fatto tutti. Sono stati appena fatti i 5 pennellattini sono nuovi. Stati anche fatti in tutta Ostia Ponente e anche Levante. Però con gli anni le prime opere di difesa, ho visto su internet, risalgono al 1944 in Italia, all'estero anche prima, però nel 1944 già si è iniziato a capire che c'era un'inversione, e c'era una erosione sulla costa e non più una crescita della spiaggia, e quindi si è iniziato. Però dal 44 a oggi è successo, sono state applicate tantissime forme di protezione, da quelle aderenti, che sono le murate, diciamo muraglioni per frenare l'azione del mare e proteggere la spiaggia, fino a delle opere parallele, trasversali, perpendicolari a costa, tutte in funzione di da dove viene il mare, da dove viene la corrente, eccetera eccetera. Quindi con lo studio si sono applicate poi queste opere, ma la svolta importante c'è stata nell'88, quando il genio civile della Regione Lazio ha messo in opera un progetto straordinario, il progetto della spiaggia sospesa. È stato il primo rifacimento che è stato fatto con una opera di difesa a largo parallela a costa. Non ha funzionato benissimo, perché effettivamente quest'opera di difesa aveva delle difficoltà, delle lacune, piano piano, no? A quella che va dal canale dei pescatori al pontile, è quella, sì, no? Sì. È stata iniziata in quell'epoca, poi però la svolta importante c'è stata nel 99. La Regione Lazio ha fatto un grosso lavoro, qua potete vedere le foto, sono di repertorio, le ho fatte io, e volevo dirvi questo.